Le mani addosso, no! Le mani addosso, non li devi mettere! Le mani addosso, non li devi mettere! Abbassa le mani! Le mani addosso, non li metti! Le mani addosso, stai credendo! Stai credendo! A Milano, durante una riunione della CGIL, chi contesta l'accordo sulla rappresentanza ha subito un'aggressione. Cosa è successo? Giorgio Cremaschi. Noi abbiamo subito una vera e propria aggressione di tipo squadrista, però ci siamo arrivati attraverso una serie di fatti altrettanto gravi. Allora, prima di tutto, questa assemblea era un'assemblea convocata un po' strana, perché era un'assemblea convocata con tutte le categorie favorevoli all'accordo, ma non un'assemblea dei favorevoli all'accordo, delle categorie i cui gruppi dirigenti sono favorevoli all'accordo, quindi la solita ipocrisia, cioè non si ha il coraggio di dire facciamo l'assemblea di quelli che sono per il sì. Se fosse stata un'assemblea di quelli per il sì, io non ci sarei andato perché sono per il no, ma invece no, era un'assemblea che faceva passare un'assemblea di tutti come assemblea di una parte e assemblea di una parte come assemblea di tutti. La solita ipocrisia. La FIOM non era stata invitata a questa assemblea, però per conto suo ha protestato. Noi che siamo la minoranza, il sindacato è un'altra cosa, dentro i congressi, abbiamo costruito una delegazione, soprattutto fatta di delegati lavoratori delle categorie lì presenti, cioè funzione pubblica, chimici, commercio, eccetera, e siamo andati lì per distribuire un volantino e per chiedere che uno di noi, non io, voglio dire, si è detto un diritto di parola, io non ho chiesto di parlare, che uno di noi, nella fattispecie Nico Vox, che è un delegato della funzione pubblica, quindi presente ufficialmente nell'assemblea, e tra l'altro nel suo posto di lavoro, il Dognocchi, le nostre posizioni hanno la maggioranza, quindi rappresenta un posto di lavoro che dice no alla linea di Susanna Camusso. Siamo andati lì per distribuire un volantino e per chiedere di poter parlare. Abbiamo avuto già difficoltà all'inizio perché non ci volevano far entrare e già lì siamo stati spintonati. Poi siamo entrati dentro, alla fine ci hanno fatto entrare perché sembrava incredibile che una riunione aperta al pubblico venisse chiusa dal servizio d'ordine. Ci hanno fatto entrare, noi non abbiamo fatto nessuna irruzione, contrariamente a quello che dice la stampa, che ormai è una stampa di regime, si vede sempre in queste cose. Vi dico solo, immaginatevi se quello che è successo a noi fosse successo a una riunione del PD, tra PD, qualche 5 Stelle, qualche notav di mezzo, qualche altra cosa. Cosa avrebbe detto la stampa? Violenza, cioè, invece no, qui adesso... si cerca di coprire tutto con gli opposti estremismi, che nella migliore delle ipotesi. Noi ci siamo ascoltati tranquillamente tutta la relazione. Finita la relazione, Nico Vox, insieme a me e ad altri compagni, si è avvicinato al palco semplicemente per chiedere di poter intervenire. Siamo stati immediatamente circondati dal servizio d'ordine, il quale ci ha bloccati. Si è avvicinata a quel, noi abbiamo chiesto, guardate che non vogliamo fare niente, vogliamo solo che Nico Vox possa intervenire, perché c'erano annunciati 12 interventi di delegati dai luoghi di lavoro, pensiamo che su 12 interventi uno di, non favorevole di un accordo, che ripeto è di un posto di lavoro non favorevole a un accordo, potesse anche parlare. Si è avvicinata al capannello che c'era lì Susanna Camusso, gli abbiamo rivolto la richiesta anche a lei, non ci ha risposto. Mentre eravamo lì ci ha risposto dal palco uno di coloro che erano alla presidenza col microfono dicendo si può intervenire anche in altre sedi. Noi a quel punto abbiamo detto no, non siamo d'accordo, l'abbiamo detto, non è giusto che si intervenga in altre sedi, e a quel punto come siamo stati caricati, abbiamo subito a freddo una violentissima carica da una trentina di persone del servizio d'ordine, noi eravamo una quindicina di delegati, a parte me, tutti gli altri erano delegati dei luoghi di lavoro, e siamo stati caricati, spintonati brutalmente, per il resto bastano le immagini a vederlo. Io sono stato buttato giù dalle scale, per le scale, e devo dire, penso per un colpo di fortuna non mi sono fatto male. Nico Vox, anche lui è stato buttato giù dalle scale ed è dovuto andare in ospedale, ha dovuto mettere un tutore alla caviglia perché si è fatto male. Quindi abbiamo subito una violenza inaudita. Io non ho mai vissuto una situazione
situazione di violenza di questo genere dentro la CGIL. Una violenza di aggressione, una violenza verbale, venivamo insultati, minacciati, uno mi ha detto ti aspetto fuori e cose di questo genere. Una cosa senza precedenti, di malcostume totale, che è il segno, io credo purtroppo, di un clima degenerato che noi vediamo anche nei congressi. Non si arriva a questo nei congressi, però si arriva a tutte le forme possibili di intolleranza, di sopraffazione per impedire che il dissenso parli. Questo è il punto e quindi nella CGIL c'è una gravissima deriva autoritaria e questo accordo che dà le sanzioni ai delegati diventa ancora più pericoloso, perché voglio dire, questo accordo è un accordo pericolosissimo, ne abbiamo già detto, sanzioni, minacce ai delegati, autoritarismo, ma immaginatevi un accordo così che già dà la pistola in mano, diciamo, alla struttura sindacale e alle commissioni, in mano a una CGIL così autoritaria e degenerata democraticamente come quella di oggi. Ecco, questo è il punto che ci fa dire che qui siamo, il segno si è passato. Ci vuole una grande campagna per la democrazia nei sindacati, perché con sindacati che gestiscono con le squadre di picchiatori il dissenso non si va da nessuna parte. Quindi noi risponderemo con le forme della protesta democratica a questo atto di violenza che abbiamo subito, ripeto, di atto di violenza che abbiamo subito, e risponderemo in tutti i modi e in tutte le forme della protesta democratica possibile. È chiaro che per ragioni di buon gusto Susanna Camusso se ne dovrebbe andare. Dopo l'aggressione è arrivata una qualche solidarietà da parte della FIO, ma soprattutto una discussione sulla scissione della CGIL, un'ipotesi di rottura in CGIL anche dopo gli abbandoni dell'ultimo periodo. Stiamo facendo una battaglia, non è che l'abbandoniamo adesso. Io, come ho detto anche nei momenti concitati, ci devono cacciare. Noi stiamo facendo una battaglia per la democrazia in CGIL, che è interesse di tutti i lavoratori, perché se la CGIL diventa quella che abbiamo visto in quella sala, quella cosa terribile, disgustosa che abbiamo visto in quella sala, per tutti i lavoratori sarà peggio. Quindi noi finché possibile faremo una battaglia dentro la CGIL per impedire questa degenerazione. Come ho già detto, ci devono cacciare.